appello al governo, sono momenti difficili. Per quanto riguarda le rimanenze degli oltre 500 milioni del Fondo Indeniso Risparmiatori, che già da legge vanno suddivise in proporzione alle 140.000 famiglie delle vittime accertate, quei soldi che erano stati cancellati con un emendamento l'altro giorno, emendamento che fortunatamente è stato ritirato, devono essere dati alle vittime accertate, vittime che al 90% non avevano redditi e quel poco di risparmio che avevano gli è stato portato via dalle banche, che mediamente hanno preso l'indennizzo iniziale di 3.000 euro e con quel riparto possono ricevere i 1.000-1.500 euro. Chiedo al governo. Fate fare un buon Natale a queste 90.000 famiglie che sono in estrema difficoltà. Sono soldi dei conti dormienti, sono soldi che allo Stato non costano niente. L'importante è che li preservate questi soldi, perché quei soldi sono sacri. Grazie e auguri di buon Natale.